Presentata la nuova stagione del Ridotto del Masini, caratterizzata quest'anno per la prima volta da un triplice cartellone che punta ad intercettare il pubblico adulto, ma soprattutto il pubblico più giovane. Sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, dal gruppo Tampieri e da Sfera, il calendario principale del Ridotto quest'anno partirà giovedì 14 gennaio con l'Uomo della Sabbia della Compagnia Teatrale Meno 20 al proprio decimo anno di attività, per poi proseguire fino ad aprile con un appuntamento al mese. Confermato dopo il debutto dell'anno scorso, il Ridotto dei Piccoli, il Teatro dei Burattini, durante i sabati di marzo. Novità di quest'anno, da febbraio a maggio, il Cinema della Verità, 6 documentari italiani ad ingresso gratuito sul tema della malattia mentale, del carcere, della disabilità in un paese come il Kenya, sulle relazioni sentimentali proibite di un gruppo di sacerdoti, sull'arte dei giocolieri e sulla distanza fra Italia e italiani, fra camorra, ignoranza e disprezzo del passato. Per il teatro contemporaneo abbiamo 4 spettacoli che sono Meno 20, L'Omino della Sabbia, I Sacchi di Sabbia con il Don Giovanni di Mozart, La Tempesta di Shakespeare degli Alcantara con la regia con la collaborazione alla regia di Alessandro Serra, e Città di Ebla con la Metamorfosi diretta da Claudio Angelini. Sono 4 spettacoli. Non tutti si svolgeranno al Ridotto, fanno parte della rassegna del Ridotto, ma qualcuno si svolgerà al Masini, perché non ci sta, perché sono grandi gli allestimenti, che rappresentano 4 linguaggi e 4 poetiche davvero innovative e che aprono uno sguardo su cos'è il teatro di ricerca in Italia oggi. Confermato dopo il debutto dell'anno scorso, il Teatro dei Burattini, il Ridotto dei Piccoli. Questo che era un mio sogno, di riportare i Burattini nello spazio più bello della città, e quindi 3 spettacoli di Burattini nella Sala dei 100 Pacifici, spettacoli di Burattini tradizionali, quelli con la baracca, con Sandrone Fagiolini e Fagiolino che se ne danno di santa ragione, tanto per capirci. Il Cinema della Verità, i documentari, che cosa proporrete al pubblico faentino? Lo facciamo insieme al Festival del Documentario Marcellino De Baggis, insieme al Cineclub Raggio Verde, lo facciamo insieme a Cinema in Centro, lo facciamo insieme a Sunset e alla Cooperativa di Cultura Popolare. L'Italia oggi è particolarmente terra di documentaristi, di grandi documentaristi, importanti documentaristi. Una stagione del documentario non era presente a Faenza, la facciamo noi al Ridotto del Masini, nella Sala dei 100 Pacifici, con un proiettore di altissima qualità che ci fornisce Italsart, per cui avremo una visione straordinaria, e portiamo 6 opere a ingresso gratuito con 6 registi che sono probabilmente quanto di meglio offre oggi il Cinema delle Verità. Io parlo di Cinema delle Verità, non voglio parlare di cinema documentario, anche se la categoria è quella, perché questo è un cinema che attraverso la conoscenza, attraverso l'emozione, attraverso il pianto, attraverso il riso, la risata, il colore, ci racconta un pezzo dell'Italia e del mondo del nostro tempo. Credo che ci sia una qualità straordinaria. I documentaristi dell'Emilia Romagna che ci sostengono in questa iniziativa ce lo confermano, insomma vediamo cosa esce da questa terra. E quindi abbiamo da Bella e Perduta di Pietro Barcello, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere, a Roberto Torre, a Filippo Vendemiati, Marco Zuin, Angelita Fiore, Adriano Sforzi. Insomma, abbiamo 6 registi importantissimi che rappresentano davvero un pezzo di qualità del nuovo cinema italiano, che a me sembra un pochino, però non sono una Cassandra, che sia un po' un nuovo neorealismo che andiamo a creare in questo momento in Italia. Molti di questi film saranno presentati anche la mattina per le scuole. La rassegna del Cinema della Verità è di ingresso gratuito, perché noi vogliamo costruire un pubblico su questo nuovo bel cinema, vogliamo costruirlo, vogliamo incentivarlo, e quindi ci apriamo a questa nuova identità del Ridotto del Masini. Federico Lega per Faenza Web TV.